Sono Andrea Destro, mugnaio dello stabilimento di Venezia di Grandi Mulini Italiani. Il mio percorso è iniziato nel 1986 nello stabilimento di Coriano Veronese come tecnico di laboratorio. Sono mugnaio del mulino di Venezia da 25 anni. Ogni giorno nei nostri mulini riceviamo grano tenero e duro che arriva via nave, via treno e camion. Il grano viene analizzato dai nostri laboratori, scaricato e poi insilato. Il nostro lavoro inizia pertanto dopo l'insilamento del grano e prima della molitura vera e propria. Per prima cosa il grano viene prepulito e dopo la pulitura il grano viene diviso per caratteristiche reologiche, tenacità, resistenza meccanica ed estensibilità, in base alla tipologia di farina che vogliamo ottenere. Il laboratorio inserisce il lotto e la rispettiva miscela di grani che andremo in automatico a scaricare, inserendo i tempi di riposo e la percentuale di condizionamento. Questi parametri variano in base all'umidità e alla vitrosità del grano, ma dipendono anche dalla temperatura giornaliera e dalle varie stagioni dell'anno. Inizia così, attraverso una serie di dosatori, il processo di miscelazione tramite un controllo visivo che da remoto ci permette di controllare e monitorare tutte le fasi della pulitura e di movimentazione della miscela mediante redder, cocklet ed elevatori. La miscela arriva ad una serie di separatori con velature di diametro differenti per poter eliminare le impurità presenti, iniziando dalla paglia grossolana e dai semi di altri cereali. Successivamente entrano in gioco le macchine multifunzioni che con variature di diametro più ridotto hanno l'obiettivo di eliminare sabbie e sassolini. In questo modo andiamo a sgrossare il grano e il grano, dopo essere stato sgrossato, passa alle tarare, che sono delle macchine a riciclo d'aria che hanno il compito di aspirare le particelle di polvere, pagliuzze e chicchi di grano leggero. Al termine di questa prima pulitura la miscela di grano prosegue il suo percorso e giunge alle selezionatrici ottiche. Perché in Grandi Mulini Italiani selezioniamo otticamente il nostro grano? Le selezionatrici ottiche, chiamate Sortex, hanno rivoluzionato la pulitura del grano. Rispetto alla pulitura tradizionale, queste macchine presentano almeno due importanti vantaggi. Per prima cosa, con queste selezionatrici ottiche possiamo controllare tutti i chicchi di grano, tenero e duro, uno per uno. Nel caso nostro stiamo parlando di miliardi di chicchi, considerato che la nostra capacità di macerazione giornaliera è di 1900 tonnellate. Il secondo vantaggio è rappresentato dal criterio in base al quale viene effettuata la selezione, il cromatismo. Una volta si selezionava il grano in base alla dimensione del chicco e al peso specifico. Tuttavia, un chicco sano può avere dimensioni diverse e pesi diversi. Il colore del chicco, invece, è un criterio oggettivo, nel senso che evidenzia se il chicco è maturo, se ha avuto problemi in fase di coltivazione o di raccolto, oppure se non è stato stoccato correttamente nei silos. Come funzionano in dettaglio le nostre Sortex? Sono macchine monocromatiche in doppia visione, con telecamere frontali e posteriori. Tramite dei canali di distribuzione, primari e secondari, il grano viene appunto distribuito e controllato in tempo reale. Quando le telecamere individuano un chicco imperfetto, lo fotografano e se non è conforme, un getto d'aria compressa lo espelle. La frequenza varia da 10.000 a 100.000 espulsioni al minuto. Attraverso la selezione ottica andiamo quindi ad eliminare non solo le impurità che arrivano insieme al grano dalla campagna, ma anche i chicchi imperfetti. Per fare questo, la selezionatrice ottica viene impostata in modalità diverse. La prima viene impostata in chiaro per togliere la soia e semi di altre piante. Poi viene impostata in scuro per eliminare la vece ed eventuali chicchi volpati. Infine, l'ultimo passaggio viene effettuato con infrarossi. Uno scanner va ad eliminare tutti i chicchi, i sassolini e le pagliuzze, sfuggite alla pulitura ordinaria. Dopo la pulitura e la selezione ottica, è ora il momento della decorticazione a pietra, un passaggio distintivo del nostro metodo. Come è fatta una decorticatrice? È formata da una serie di macchine composte da un albero rotante, dove sono impilate delle mole in pietra. Le mole sono fatte di una mescola di carburo di silicio e, se necessario, possono essere anche diamantate all'esterno. Le mole sono racchiuse da mantelli forati, che vanno a formare la camera di decorticazione a ventilazione forzata, dove il grano entra per caduta e si distribuisce uniformemente. Il grano, entrando nella camera di decorticazione, subisce una leggera abrasione controllata. Nello specifico, la parte esterna del chicco, cioè la buccia, e una piccola percentuale di crusca vengono eliminate. Questo passaggio non altera le proprietà della cariossite del chicco di grano. Inoltre, i germi e l'endosperma non subiscono alterazioni,
nonostante la lavorazione produca un leggero riscaldamento. La decorticazione migliora nettamente il prodotto finale in macinazione dal punto di vista microbiologico perché azzera la carica batterica. Inoltre, grazie alla decorticazione si riduce la quantità di ceneri, cioè di sali minerali in eccesso. La decorticazione ci aiuta anche a gestire meglio la fase successiva, che è quella della bagnatura, detta anche condizionamento. Durante il condizionamento noi andiamo ad aggiungere un goccio d'acqua prima di iniziare il processo di macinazione. In questo modo, come prevede il diagramma ungherese, possiamo sfogliare il chicco senza frantumarlo. La decorticazione impedisce alle muffe di svilupparsi e garantisce una molitura più sicura ed efficace. Dopo essere stato pulito, selezionato, decorticato e condizionato, il grano è finalmente pronto per la macinazione. C'è però una differenza fra grano tenero e grano duro. Il grano tenero viene prima decorticato e poi condizionato. Il grano duro invece viene prima condizionato e poi decorticato. Questo perché? Perché i chicchi hanno consistenze e vitrosità diverse. Cosa significa macinazione? Significa che il chicco in mulino viene progressivamente scomposto. La prima lavorazione avviene tramite macchine denominate laminatoi. A prima vista, entrando in una sala laminatoi, sembrano tutti uguali. Non è così. Abbiamo passaggi di rottura con cilindri rigati che vanno a sfogliare il chicco di grano, a cui seguono passaggi di rimacina con rulli lisci, a bombature diverse, che hanno appunto la funzione di rimacinare i prodotti intermedi. Attraverso i nostri cilindri in ghisa andiamo a lavorare la miscela passaggio dopo passaggio. Qui l'esperienza del mugnaio è fondamentale. Con piccole micro regolazioni il mugnaio varia di pochi decimi di millimetro la distanza fra i cilindri e decide il grado giusto di danneggiamento dell'amido che vogliamo ottenere per avere una farina stabile e costante nelle sue performance. Dopo la prima rottura avremo una miscela ricca di fibre con ceneri non panificabili. Va fatta quindi la separazione, o meglio una selezione, nel senso che decideremo quali frazioni scartare e quali frazioni invece formeranno il prodotto nobile finale. A questo punto del diagramma andremo ad estrarre l'endosperma, il contenuto interno del chicco, che è già al 25% dopo la prima rottura. Inizia così il percorso del grano all'interno del mulino. Attraverso linee pneumatiche vengono caricati una serie di plansiste, che sono delle macchine setaccianti formate da canali al cui interno sono racchiuse una serie di setacci sovrapposti. Avremo velature di maglia larga e a scalare velature di maglia sempre più stretta, con micro stabiliti dal diagramma, ma la superficie di setacciatura può essere modificata dal mugnaio, anche se la provenienza e la denominazione del grano è sempre la stessa. I raccolti possono variare anno per anno, perché influiscono molteplici fattori: clima, piogge, siccità. Ora, sempre per caduta, in base alla granulometria, intervengono le semolatrici, macchine che al loro interno, tramite un flusso d'aria, fanno galleggiare il prodotto sopra i setacci vibranti, separando il granito, la parte più densa del chicco, dalle parti cruscali. Queste parti cruscali poi verranno inviate alle spazzole, che sono avvolte da un setaccio cilindrico, che ne completano la pulizia. Queste operazioni di macinazione, rimacinazione, classificazione e riclassificazione si ripetono fino ad avere prodotti finiti e conformi al lotto richiesto dai nostri clienti. A questo proposito è importante ricordare che ad ogni passaggio del mulino viene estratta una percentuale di farina che non viene più sottoposta a lavorazioni e solo così si possono ottenere prodotti di qualità. Nei nostri mulini, dopo tanti anni di esperienza, siamo in grado di produrre farine di tipo 0, 00, farine di forza, integrali e semi-integrali, farine estensibili, farine per pasta fresca, semole per pasta secca, crusche e cruschelli e germe per prodotti rustici e ricchi di fibre. Quello del mugnaio è molto più di un lavoro, per me è un mestiere totalizzante, al punto che questo mulino non è solo il mio luogo di lavoro, ma è anche la mia casa. Quando penso che ogni giorno trasformiamo le più diverse varietà di grano in farina per pane, pizza e dolci, che saranno utilizzate da milioni di persone in Italia e all'estero, io ancora mi emoziono. Grazie alla passione e all'esperienza mia e dei miei colleghi, ogni giorno ricreiamo la magia della molitura. A distanza di quasi 30 anni posso dire con certezza che questo è un mestiere che ti fa innamorare. La soddisfazione di tutti coloro che utilizzano prodotti che ho visto nascere qui e che ho contribuito a creare è per me un grande motivo di orgoglio.